Siamo qui stasera nella ex chiesa parrocchiale di Concamarese, un gioiello bellissimo, e per iniziare questa serie di incontri che si chiama appunto Incontri con l'autore, organizzata da Pianura Cultura. Prima serata abbiamo lo scrittore Moreno Menini, che presenterà un libro sulla tradizione veneta che andremo a intervistare. Lui ci spiegherà nei particolari questo testo che è molto interessante. Il calendario cristiano, così come anche il mese di aprile, non è altro che la rappresentazione di un altro rituale pagano che si svolge nei mesi di aprile un po' in tutta Europa. Per cui noi altri capiamo che gli artisti medievali trasferisce la cultura popolare, riesce a trasferire la cultura popolare in una delle massime forme di arte didascalica che è sui portali delle chiese o sulle facciate delle chiese. E il Gabeno però, dall'altro lato, la fase di obliterazione che il cattolicesimo fa di questi riti, cioè sostanzialmente che cambia il significato, perché nei calendari cristiani la rappresentazione dei mesi serve per dare l'idea del trascorrere inesorabile del tempo e quindi della morte, cioè della morte terrena. In questi riti invece pagani voleva dire no, noi anche celebrando il rito torniamo agli inizi del tempo e ricominciamo da capo. Vi faccio notare qua ad esempio che proprio in periodo di San Zeno, con Moreno Menini, che ci ha riproposto il suo bellissimo libro sulla tradizione del marzo, chiamiamolo impropriamente Veneto, ma insomma il marzo che occupa questa parte del nord-est, se posso usare un termine del genere, ecco, un po' abusato, un po' anche che può fare una confusione. Se può darci in maniera molto strigliata l'idea di cosa tratta il libro, ma in maniera molto concisa, ecco. Sì, parli pure. Un'antica tradizione popolare che festeggiava il Capodanno ai primi di marzo e che ha ispirato i grandi artisti medievali e la preminenza culturale di Venezia col suo stile calendariale unico, lo stile del Capodanno che inizia il primo di marzo. Sì, qua chiaramente abbiamo passato un'ora e mezza in cui ci ha spiegato, adesso ha cercato in maniera molto, ma molto troppo sintetica. Sintetica e concisa di dare, ecco, io le chiederei se magari lei lo può riproporre a questo pubblico nostrano, perché intanto partire dal nostrano anche perché, e poi dilatarci, nel senso che visto che lei prende l'arte anche con Macina, perché impropriamente adesso io vado subito al dunque, l'arte con Macina, l'arte di questi maestri che sapevano lavorare la pietra, ma la pietra davano non solo un'anima, davano un preciso significato che era decodificabile anche da coloro che non sapevano leggere e né scrivere. Ecco, questo è il senso, no? Ecco, se magari vuole aggiungere qualcos'altro proprio per derimere, sì, al pubblico che è a digiuno completo. Sì, oggi uno dei grandi rebus della storia dell'arte e riguarda i calendari illustrati medievali è propriamente la rappresentazione del mese di marzo da parte di questi grandi artisti del Medioevo come Benedetto Antelami o come Nicolaus che ha scolpito anche a Verona e come tanti altri grandi maestri che raffiguravano marzo in una maniera per la quale gli storici dell'arte odierni non riescono a decodificare efficacemente le figure. Questa funzione la può fare la cultura popolare veneta e proprio attraverso i riti del chiamar marzo, batti marzo, brusa marzo, tratto marzo o negli altri nomi che si dava a questi stessi riti che erano i festeggiamenti dell'anno nuovo che si facevano i primi di marzo, è possibile oggi interpretare quelle meravigliose sculture che hanno interrogato gli storici dell'arte
e che oggi si possono ammirare nelle piazze e negli edifici pubblici, ma soprattutto nelle chiese dell'Alta Italia. Un grande rito che festeggia l'anno nuovo ai primi di marzo spiega le sculture dei calendari illustrati medievali che nell'Alta Italia hanno una forma particolare. E questo libro va un po' a spiegare e a indagare su questo legame che c'è fra la grande arte medievale e la cultura popolare da cui questa grande arte attingeva a piene mani. Allora, per chi vuole acquistare eventualmente il testo, come può fare, se vuole lasciare un recapito, non so, o c'è qualche libreria che... Oddio, è edito dalla Qui Edit, che ha la propria libreria a Verona, e quindi può farlo sia attraverso una normale libreria e ordinarlo e farlo arrivare in qualsiasi libreria, oppure può andare presso la libreria della casa editrice, che è a Verona di fronte all'università. Io la ringrazio e mi complimento per il suo testo. Siamo qua con l'assessore alla cultura del comune di Concamarise e volevo da lei che concludesse la giornata con qualche parola, insomma, e ringraziarla anche di tutta l'organizzazione. Sono io che ringrazio voi per avermi dato la possibilità attraverso appunto Gerry con la sua associazione di poter proporre dei libri e degli autori quindi del territorio che parlano di territorio, cosa a cui io sono molto legata e voglio che venga riscoperta possibilmente da tutti quanti. Nella nostra chiesa antica abbiamo proposto non solo libri ma anche quadri, quindi autori locali, bravi, in gamba, giovani e meno giovani. Io vi invito alle prossime edizioni. Grazie. Grazie a lei.